Amici, benvenuti all'Opera del lunedì. Questa volta l'Opera del lunedì è scelta secondo un centenario più o meno, perché ho pensato di dirvi qualcosa su uno dei molti quadri che Pete Mondrian, il grande pittore olandese, eseguì intorno agli anni 20 del Novecento, quindi, dato che siamo nel 2020, mi venuto mi è venuto in mente che poteva essere interessata, un po' insolito, a ditare questo centenario. Perché centenario? Perché per molti cultori delle belle arti la, la pittura astratta di Mondrian è proprio un simbolo tipico del, dell'astrattismo del XX secolo, di questa strana pittura che da un lato sembra così difficile da capire, dall'altro sembra di una elementare evidenza, talmente elementare che i quadri astratti di Mondrian costituiti da righe che si intersecano creando rettangoli, quadrati e, e non rappresentano nulla, non si capisce mai bene se debbano essere interpretati come delle prese in giro o delle sublimi eh, meditazioni. Ognuno resterà della sua idea, però è interessante ricostruire un po' il senso di queste opere. Mondrian era una persona serissima. Quindi non, non si può pensare che abbia seguito una notevole gamma di dipinti di questo genere per prendere in giro le persone. Anzi, se noi vediamo le sue fotografie, sia quando stava a Parigi, perché lui come tanti pittori naturalmente del Novecento ha avuto il mito di Parigi, quindi a un certo punto ha... Cercato di lasciare la sua terra nativa, peraltro non, non estranea a grandi tradizioni artistiche. Lui è andato ad Amsterdam nel 1872. Quindi, quando nel 1917-18 comincia a elaborare queste idee che lo portano all'astrazione, lo portano a dipinti tipo quello che commentiamo adesso, è già maturo. Insomma, ha una lunga carriera alle spalle. E era un uomo molto rigoroso, in realtà e effettivamente questi dipinti astratti sono in un certo senso quanto di più rigoroso si possa immaginare molti esegeti vedendo questi quadri per esempio quello che commentiamo adesso che è stato proprio dipinto pare tra la fine 1920 inizio 21 si conserva all'aia al Ghevente museo dell'aia dell è un esempio tra i tanti notevole e, insomma la critica più facile è che si tratti appunto di cose molto rigorose. Alcuni esegeti, vi dicevo, hanno visto in un'opera come questa e molte altre di Mondrian l'applicazione anche di grandi principi eh, teorici, matematici, geometrici, la sezione aurea, per esempio, eh, non è proprio del tutto arbitrario rintracciare la costruzione di questi quadri secondo l'antico e mirabile principio del numero aureo: la, la sezione aurea, quella. Singolare proporzione, no? che poi genera un numero irrazionale 1,618, che è alla base, secondo molti studiosi, anche di tanti aspetti della natura, della struttura eh, della cellula, della, di, di, di certe piante. E faremo un discorso infinito se ci mettessimo a parlare della sezione aurea o dei del numero di Fibonacci, la numerazione di Fibonacci che pure è stata vista da qualche esegeta nella rigorosa costruzione dello spazio, della, spazio geometrico di Mondrian. Però questo tipo di interpretazione può essere legittima o non essere legittima. Fatto sta che è interessante eh, sapere che Mondrian in effetti nasce da una famiglia dove il rigore e la severità morale era di casa, una famiglia calvinista, eh, e, e si sa che da giovane Bondi ne pensa di fare il predicatore. E poi nella sua formazione giocano molti elementi eh, di tipo simbolico, simbolista. E, era un lettore, per esempio, di, di uno dei più grandi classici dell'esoterismo, eh, diciamo ottocentesco, i grandi iniziati di Chourette. Un, un libro che, pubblicato proprio alla fine dell'Ottocento, l'899, eh, che per Mondrian è stata una specie di Bibbia. Questo per dire che era un misto di rigore geometrico e di eh, sogni di simbolismi eh, ancestrali, di spiritualità eh, superiore, di razionalismo eccetera. Ora, noi osservando questi quadri di Mondrian, per esempio quello oggetto della nostra analisi a prescindere dal fatto se ci piace o meno. Io pensate appartengo alla categoria di quelli a cui Mondrian piace molto. Bah, in effetti uno potrebbe dire ma che cosa ti piace? Cioè dei, dei rettangoli riempiti di colore. Ma a dire la verità risponderei sì, cioè nel senso che quando effettivamente ci si trova di fronte a questi quadri, Intanto c'è una percezione interessante, no? perché noi vediamo una superficie completamente piatta, i colori sono puri, ci sono queste righe di divisione che potrebbero anche essere interpretate come un piano di fondo su cui il pittore sovrappone dei, dei rettangoli di colore puro. Ma comunque lo si voglia interpretare, una cosa è certa, che quando si guardano questi quadri si possono guardare sia come se noi vedessimo qualcosa di verticale davanti a noi, so, una vetrata una vetrata colorata, sia qualcosa di orizzontale, un pavimento, che so, una, una struttura di una casa giapponese. Eh, un, un grande storico dell'arte italiana, tanti anni fa, Decio Giuseffi, fece l'ipotesi che tra le fonti di Mondrian ci fosse la struttura geometrica delle case giapponesi, quelli con i paraventi che scorrono, che sono in effetti tutti geometrici e ortogonali, questa ortogonalità che è molto interessante. Sarà vero o non sarà vero? Questa, questa strana situazione per cui Mondrian chiamava la sua pittura pittura plastica. Eh, la plastica eh, eh, implicherebbe una, una tridimensionalità, invece, è la bidimensionalità assoluta il suo tema. Quindi è anche strano questo fatto. Noi potremmo vedere queste superfici come sbarre, come recinti tracciati, mappe, schemi giochi, scacchiere, cioè questa astrazione assoluta potrebbe essere interpretata però dalla nostra mente come concretizzazione di qualcosa che abbiamo nella mente, del resto sono strutture e il pensiero umano funziona così, cioè applicando delle strutture mentali alla cognizione del mondo. Forse Mondrian non pretendeva tanto da sé, però è... È curiosa la discrepanza tra le intenzioni teoriche e il risultato pratico. Quando Mondrian arriva a... a perché aveva avuto prima un periodo di eh, pittore di paesaggio, anche molto, molto bello, quando arriva a concepire questa astrazione suprema, proprio nel 1920 pubblica un opuscolo intitolato le neoplasticismo, eh, Il neoplasticismo. Principi generali della equivalenza plastica, un titolo incomprensibile, dove fa dei ragionamenti al limite del delirante, che sembrano veramente quelli un po' della teosofia che tanto amava, queste visioni di mondi sconosciuti, eccetera, eccetera, e dice delle cose agghiaccianti che lette adesso, non so se fanno ridere o, o piangere, tra l'altro dice delle cose sul contrasto maschile-femminile, che è uno dei grandi temi. Trattati della cultura di quegli anni, eppure adesso, ma eh, tra gli anni 10 e gli anni 20, questa problematica fu trattata a tanti livelli in modo molto moderno, progressista. Beh, eh, se, sentite come, come un passo di questo opuscolo del neoplasticismo, che cosa ha il coraggio di scrivere una mente peraltro. Notevolissima, quella di Mondrian parla della pittura astratta, reale. la chiama pittura astratta reale o neoplasticismo. Così un po', confonde un po' la mente del lettore con queste fumosità concettuali, la pittura astratta reale o neoplasticismo. Si svincolò, eh, si, si, si svincolò da quello di cui parla prima tutte le avanguardie, cubismo, dadaismo, futurismo, si, si libera di tutto questo. Eh, essendo una plastica interamente nuova. No, la plastica però nel senso di quel materiale che non esisteva. Nello stesso tempo eh, questa pittura astratta superò l'apprezzamento e la concezione antica che esigono una plastica tragica, perché lui parte dal presupposto che prima di questa grande scoperta dell'astrazione l'arte pittorica è soprattutto tragica. È eh, tragica. Che invece no. La, la mente artistica deve liberarsi da, dalla dimensione del tragico. Del resto è quello che dice anche Aristotele. In generale, sentite qua, non ci si rende conto che lo squilibrio è una maledizione per l'umanità. La tragedia naturalmente è squilibrio. E si continua a coltivare ardentemente il sentimento del tragico. Consideriamo che queste parole vengono scritte a, che è appena finita la prima guerra mondiale cioè la più terribile delle tragedie che tra l'altro lui aveva vissuto, pensate, in Olanda, perché lui era andato a Parigi. Poi, nel momento dello scoppio della guerra, come è successo a molti tipo con il lockdown adesso, era tornato in Olanda e si, per motivi familiari e si accingeva a ritornare a Parigi. Invece scoppia la guerra e non si può più allontanare ed è costretto a trascorrere tutta la guerra in Olanda, cosa che non gli piacque molto. Eh, si continua a coltivare il sentimento del tragico. Finora ogni cosa è dominata da quanto vi è di più esteriore, appunto questo senso di tragedia che disturba. E sentite qua, il femmineo e il materiale reggono la vita e la società e ostacolano l'espressione spirituale in funzione maschile, cioè in parole povere... Eh, questo sciagurato dice che eh, se predomina la dimensione femminile, che è più materiale, e eh, vabbè, eh, allora questo allontana la, eh, la dimensione maschile dalla spiritualità che è intrinseca in questa stessa dimensione. Mi risparmio qualunque commento. In un manifesto dei futuristi, sentite cosa ha il coraggio di scrivere: la proclamazione dell'odio per la donna cioè il femminio è giustissima. È la donna nell'uomo che è causa diretta del predominio del tragico nell'arte, che uno veramente verrebbe a dire. I quadri sono notevoli, però caro Mondrian mia, ma che cavolo dici?